tra le tante attività che il gruppo praticava c'era anche quella di intrattenere, tra virgolette, amicizie con personale della ASL, che per la verità era piuttosto intimidito, quindi si riusciva a ottenere prenotazioni con una rapidità che è assolutamente ignota ai cittadini normali. Allo stato delle indagini sembra che fossero tutti terrorizzati, letteralmente, quindi non conniventi o complici.